Nella seduta del Consiglio di ieri abbiamo presentato un'interpellanza a cui tenevo in modo particolare e riguarda i disabili adulti, giovani adulti. È una interpellanza a cui tenevo molto perché sono stata anche insegnante di sostegno nella scuola e so bene che i ragazzi vengono seguiti con tutta la cura possibile nella scuola dagli educatori, dagli insegnanti di sostegno e quant'altro. Poi però quando raggiungono i 19-20 anni a volte succede che vengono lasciati soli con le loro famiglie che hanno seri problemi di gestione. E è vero che la Valle d'Aosta ha tutta una serie di servizi socioeducativi, socioassistenziali, però sono venuta a conoscenza di alcuni casi che non sono rientrati ancora in alcun progetto. Quindi ho voluto richiamare l'attenzione su questo problema, anche perché la disabilità è sicuramente un fatto oggettivo, è un danno di tipo psichico o fisico, ma l'handicap è il prodotto della nostra società che in qualche modo mette ai margini chi è diverso, chi i cosiddetti normodotati, che saremo noi, vede come estraneo e diverso. Allora credo che non possiamo più permetterci che ci siano famiglie sole a gestire certe situazioni molto complesse e speriamo appunto di trovare una soluzione tutti insieme. Abbiamo fatto il punto con l'assessore su questo problema. Sempre nella seduta del Consiglio di ieri, poiché noi siamo molto sensibili, oltre che al problema dei diritti e dell'uguaglianza, anche al problema dell'ambiente, abbiamo voluto fare con l'assessorato il punto del monitoraggio che è stato svolto nelle istituzioni scolastiche nella scorsa primavera. Quindi abbiamo cercato di capire che cosa è stato fatto, quali iniziative sono state messe in piedi per in qualche modo cominciare a risolvere il problema dell'uso eccessivo della plastica con cui abbiamo riempito il nostro pianeta, i nostri mari, senza essere del tutto consapevoli, come invece adesso lo stiamo diventando perché siamo nell'epoca di Greta Thunberg, del fatto che non abbiamo un piano B. Abbiamo saputo dall'assessore che 22 istituzioni scolastiche su 40 si sono attivate per mettere in piedi tutta una serie di iniziative anche molto semplici, come l'abolizione delle bottigliette in plastica dalle macchinette. Bisognerebbe che questo succedesse in tutti gli ambienti, a cominciare forse da Palazzo Regionale, dove ancora circolano i bicchieri in plastica.